Eccoci, ci siamo. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio anche al nostro caro Antonio. Io sono Chiara, R9 questa e questo è il famoso talent che è partito. È un talent particolare perché? Antonio, buonasera innanzitutto. Buonasera. Eccoci qua, è un talent particolare perché stiamo cercando lo speaker del 2015. E quale sarà fra questi ragazzi? Oggi la puntata numero 1, dove ci sarà Antonio Bach, che vi terrà compagnia per 2 ore, dalle 17 alle 19. Io sarò solo il suo appoggio, diciamo così. Gli faccio un po' da zia, lo coccolo, lo aiuto, gli faccio da spalla. Quindi è lui. E lui che cosa ci dice adesso? Innanzitutto, chi è Antonio Allora, innanzitutto Bach? grazie Chiara, perché il tuo aiuto è veramente importante. Allora, io sono Antonio Bach e come tanti ragazzi cercherò di diventare speaker per Radio R9. Allora, sono Antonio Bach, sono studente di biologia qui a San Benedetto, mi piace tanto la musica e sono speaker da 5 anni in una web radio, ho fatto anche uno speaker in una FM e non diciamo il nome. Ma insomma, non sei di primo pelo, questo è poco, ma No, sicuro. no, questo no. E cosa dire, mi piace veramente tanto la musica, sono anche un cantante di una band che si chiama The Ops. Mi ho fatto un po' di concerti in giro, quindi la mia voce forse l'avete già ascoltata in qualche concerto. Una band che fa Per che genere? adesso, tribute band dei Green Day. Ah, però i Green Day, però insomma, io sono vecchiotta, ma insomma, i Green Day li conosco, eh? Grazie ai miei figli che insomma mi tengono allenata, diciamo così. Allora, che cosa fai nella vita, Antonio? Allora, nella vita, come ho detto, studio per adesso biologia qui a San Benedetto, Ah, biologia ecco, e nutrizione. biologia. Ah, sei un futuro nutrizionista, quindi potresti darci dei consigli su come Sì, piano piano. mangiare bene, non come dimagrire, su come mangiare bene, Mangiare perché bene, è esatto. importante mangiare bene. Allora, se volete conoscere Antonio, sicuramente durante la trasmissione avrete modo di farlo. Potete chiamarci, potete anche facciamo un sondaggio, vogliamo trovare il nome di questo programma, vero Antonio? Esatto. E le proposte sono? Le proposte, se non ricordo male, erano Facce da radio Ed è una. ed è una, e un'altra era Like the Speaker. Perché il like, tra virgolette, sta per il modo con cui si voterà, Esatto, giusto? perché dal 1 ottobre, ricordiamolo, si potrà votare per noi aspiranti speaker attraverso il like di Facebook, perché verrà caricata una foto con i nostri bei faccioni. Io già lo anticipo, ho una faccia, Faccio. oddio. E quindi con il 366 70 52 110, ripetiamolo, 366 70 52 110. Che è il nostro SMS. Esatto, o anche WhatsApp. Può darsi. Ah no, WhatsApp no, mi dicono dalla No, regia. bisogna C'è un inserirlo. SMS e noi leggeremo il vostro like invece, cioè quello che vi piace di più fra questi due nomi. Esatto. Facce da Facce da radio radio. o like the speaker. E intanto noi ci ascoltiamo tantissima, tantissima, ripeto ancora, buona musica. Grazie a tutti, R9 qui con noi. Like the speaker o facce da radio, chi lo sa? E siamo sempre noi, R9, Chiara ai microfoni e per voi c'è Antonio Bach. Ma ciao di nuovo, ciao ciao a tutti. Allora, come vi abbiamo detto prima, il numero di telefono da contattare, da mandare un messaggino al 366 70 52 110, sempre questo è il numeretto, perché noi vogliamo sapere da voi, ascoltatori di Radio R9, il nome di questo talent. Chiara. Come lo vogliamo chiamare? Allora, il Ne nome. abbiamo scelti due, però chiediamo ai nostri radioascoltatori di darci una mano a scegliere quale fra i due. Quali sono, Ma Antonio? sì, allora aiutateci perché siamo un po' confusi da quale scegliere. Allora, Like the Speaker è bellissimo, però anche Facce da radio è molto più italiano. Quale vi piace di più? Ripetiamo all'SMS 366 70 52 110 per R9. Allora, Antonio, torniamo a te che sei uno dei nostri concorrenti di questo talent. Dici qualcos'altro, noi vogliamo sapere di più, da te solo che fai, chi sei, quanti anni hai, solite cose. No, qualcosa di più. Che ti è successo ultimamente? Una cosa pepata, no? Una cosa pepatina. Dai, Allora, ricontinuiamo Antonio. con la storia che a me piace tanto la musica, che 14 anni di chitarra e poi boh, non so, vediamo. Lui sa anche suonare. Sì, dai, un giorno vi porto anche la chitarra. Bravo, e magari ci Ma fai un pezzettino in diretta. Perché no? Perché perché tanto no? questi ragazzi avranno a loro disposizione più di un giorno. Oggi c'è Antonio, lunedì ce ne sarà un altro. Non vi diciamo chi perché la sorpresa è bella.
e non vi diciamo neanche quando tornerà Antonio o quando ci saranno gli altri, perché così siete costretti ad ascoltarci. Esatto. Ma poi, se posso, dopo porterò, come ho detto, la chitarra, vi farò ascoltare dei pezzi, perché a me piace moltissimo ascoltare pezzi nuovissimi, Chiara, perché la musica emergente è qualcosa di spettacolare. Io nel mio programma, quello web, ha contatto una marea di band emergenti, una marea. E quindi ti piace? Sì, tantissimo. Quindi se ho la possibilità, magari. Ok, adesso un altro po' di musica e ci sentiamo dopo, sempre con R9. Voi, Chiara ai microfoni R9, il nostro primo concorrente di questo talent che finora sta ricevendo grandi consensi, Antonio. Grandi consensi per il nome, che adesso Antonio vi spiegherà tutta la storia, ci pensa lui. Allora diciamo che sono arrivati dei messaggi al nostro numero di SMS 366 75 2110. Gli SMS, allora, prima di tutto firmatevi, perché vi vogliamo salutare. Sì, intanto vi salutiamo, no? Una è Antonietta! Una è Antonietta, la salutiamo, che ciao, è da Ascoli. Ciao Antonietta, grazie che ci stai ascoltando su Radio R9. E gli altri sono anonimi. Anonimi, tutti anonimi, hanno paura. Hanno qualcosa in comune, mia cara Chiara, perché hanno scritto tutti quanti che vogliono come nome del talent Like the Speaker. Quindi The Speakers, perché magari siete tanti così. Ah, vabbè, lo troviamo fino a... Poi quando sarà scelto l'uno faremo Like the Speaker. Ok, va bene. E rinnoviamo il fatto che dal 1 ottobre potete votare i nostri concorrenti. Oggi il primo è Antonio, ma da domani ci saranno anche gli altri. Domani è sabato. Un po' di festa. Ci saranno anche gli altri. Come si vota? Chi vuole votarvi? Dal 1 ottobre verrà caricato, come abbiamo detto prima, il faccione di tutti quanti noi aspiranti speakers su Facebook, e il vostro like servirà proprio per votarci, quindi aiutateci. Esatto, verranno contati per ognuno di loro che partecipano, tutti i like, fino a che poi a fine settembre ci sarà già una piccolissima classifica, giusto? Sì, verremo eliminati. Verranno eliminati. Senti Antonio, ti devo chiedere una cosa che mi sta proprio sulla punta della lingua, te la devo chiedere da quando ti conosco, ma il tuo cognome è il cognome come quello del famoso Bach? Bach. Cambia l'H. Ecco, non è Bach. Bach. No, è Bach. È Bach proprio. Ma perché questo cognome? Non è un cognome, è un nome d'arte. Sì. Ci piace. Antonio Bach, Radio R9, Chiara ai microfoni, adesso un pezzo che a noi due piace tantissimo. Moltissimo. Annuncialo, vai. Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain? Siamo sempre qui, mi raccomando. Ehi, Antonio, ci sei? Non vi potete liberare di noi in questo pomeriggio. Non ce la farete fino alle 19, perché Antonio è qui per proporvi la sua candidatura. Che ne pensate? Esatto, allora questa è la mia voce. Vedrete anche il mio faccione, come abbiamo detto, dal 1 ottobre. Potete cliccare mi piace, il like è fondamentale in questo talent. E stiamo cercando adesso il nome di questo talent show. Sì, show, ma sentitemi. È uno show perché ci saranno anche dei video che andranno su Facebook. È vero, perché siamo ripresi. Saluta Chiara. Ciao. Ebbene sì, siamo anche ripresi. Comunque, il mi piace sia al video che alle foto, alle nostre facce, e sono importantissimi. Quindi al 366 7052110 diteci come volete che si chiama questo talent. Uno è Like the Speaker e l'altro è Faccia da Radio. Diciamo che i messaggi per Like the Speaker sono in numero maggiore. Ecco, diciamo così, salutiamo un po' di gente che ci ha mandato gli SMS. Allora, salutiamo Sabrina, che però dice Facce da Radio, quindi... Ma vabbè, fa niente, anche come Sabrina anche altri hanno chiesto, ma scelto sì, Facce da Radio. Quindi salutiamo Sabrina, perché gli altri sono anonimi, ragazzi, quindi scrivete anche molti il vostro sì nome. Salutiamo anche Raffaella da Grottammare, che ciao, dice Raffaella, Like the Speaker, e anche Antonietta come prima... E gli altri sono anonimi, vabbè, anonimi. Tutti anonimi, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Allora, Antonio, vogliamo ricordare quali sono i tuoi colleghi che si alterneranno con te in questo talent show? Esatto, ogni giorno ci sarà uno speaker, un aspirante speaker. Avremo Giuseppe Marzetti, Veronica Mincone, Denise Sulpizzi, Luca Onori, Alessio Pagliacci, Gianluca Concetto, che se non erro l'abbiamo provato a telefonare adesso. Sì, dobbiamo contattare, perché Gianluca è l'unico che ancora non si è presentato a voi radioascoltatori, e quindi dovremo contattarlo telefonicamente. Fra un po' magari ci riusciamo, ve lo facciamo ascoltare. Esatto, dai, per favore, Gianluca, rispondi. Gianluca, rispondi.
E poi c'è Antonio Bach, che è qui con me oggi pomeriggio, insieme a noi di R9 e insieme alla nostra bellissima musica. E sì, siamo sempre noi R9, pensate che anche su Facebook ci potete votare, perché no, lasciare dei messaggi, andate su R9, siete amici, no? Come si fa? Tu che sei giovane. Basta semplicemente scrivere Radio R9, trovate la pagina, cliccate mi piace alla pagina. Ah. E quindi è semplicissimo. Oh, sì. E vedete anche le nostre foto, ci sono le foto già caricate, quelle dei giorni scorsi, sì, che abbiamo fatto. Non ci sono ancora i video perché insomma ci vuole tempo, lui oggi è il primo, oggi è la prima puntata e poi ci sarà anche il video penso dalla prossima settimana o da ottobre addirittura, ci saranno i video già sì, dei ragazzi. Mi dimentico sempre che c'è una telecamera lì. C'è una telecamera, la devi guardare ogni tanto. La devo guardare ogni tanto, salutiamo. Antonio, è che bisogna farle queste cose, bisogna essere precisi. Allora, rinnoviamo il nostro SMS per chi vuole aiutarci a scegliere quale sarà il nome di questo talent. Sì, esatto, ormai lo so a memoria, non è vero. 366-70-52110 è l'SMS per scriverci, per tenersi un po' in contatto con noi e per risolvere questo grande problema, il nome di questo talent. Che è fra? Like the speaker e facce da radio. Vedo che facce da radio comincia a piacere. Sì, già è un altro, vedi? Facce da radio, ecco, è arrivato adesso un altro, sempre anonimo, perché qui sempre anonimi. Siete fantastici, facce da radio, ecco così. Ah, ok. Questo è un altro, ragazzi, è arrivato, guarda, proprio fresco qui adesso. Né io né Chiara vi mangiamo, non vi veniamo a cercare a casa. Assolutamente, io sono quasi vegetariana, per cui. Quasi, io no, però ve lo assicuro, non mangio né i bambini né i ragazzi. Niente, quindi tranquilli, scrivetelo il nome. Niente, intanto facciamo un'altra domandina ad Antonio per saperne un po'. Vai. Di più. Cosa ti piace? Per esempio, ti piace il cinema? Abbastanza. E abbastanza. Il genere? Il genere? Diciamo che ci sono molti generi, non sono sdolcinato, quindi non vado al cinema a vedere quei film sdolcinati. No, più l'azione, più l'horror. Ah, l'horror. Ma sì, dai, se devi andare al cinema devi provare cose intense, no? Tipo l'horror lì che ti spaventi. Invece per quanto riguarda la musica, te lo ripeto anche se so che te l'ho chiesto, sì, prima all'inizio, però per farlo sapere anche chi ci sta ascoltando adesso da poco su R9, cos'è che ti piace come genere musicale? Allora, più il rock and roll, infatti prima con i Creedence Clearwater Revival mi sono illuminati gli occhi. Anche a me. E ultimamente anche il punk, visto che faccio anche parte di, come ricordiamolo, The Hopes Green Day Tribute Band, questa band che fa tributo ai Green Day, quindi mi piacciono anche i Green Day, tutto quanto il punk rock. Bene, la cosa ci fa molto piacere e vediamo cosa ne pensano i radioascoltatori di Antonio Bach, che è il primo, ripeto, di questi nostri amici che partecipano a questo talent, che oggi fa la puntata numero uno. È stato il primo, diciamo, è quello che ha rotto il ghiaccio, come serviva. Il punteruolo quando bisogna fare i ghiaccioli, no? Ok, ci sentiamo fra pochissimo dopo... Antonio ancora con me, perché oggi mi farà compagnia fino alle 19, il nostro primo concorrente, il nostro fantastico talent che si chiama... Non si sa ancora, Chiara. Ma come, ripetiamolo? Like the speakers oppure facce da radio. Per potete adesso potete votare con l'SMS. Diciamo l'SMS di nuovo: 366-70-52110. Per adesso siamo per in adesso, testa con... Per adesso c'è faccia da radio. Facce da radio, è in testa. Allora scriveteci, perché insomma noi puntavamo più per like the speaker. Però se vince facce da radio, noi siamo contenti lo stesso. Ma certo. Salutiamo Gianluca, che ancora non ci risponde, noi vorremmo intervistarlo un attimino, sai così. Allora, per gli amanti dei Soliti Idioti, io vorrei dire un altro modo, ciao Gianluca, però lasciamo perdere, dai. No, adesso invece Antonio vi dirà una notiziola simpatica. Ma sì, perché questa è la seconda ora insieme, adesso possiamo sempre dire bla bla bla, votate il 1 ottobre, no dai, divertiamoci un po', perché c'è un tizio che si chiama Lewis e lui dice che è un ciclista e si è ricoperto interamente di telecamere per filmare gli automobilisti indisciplinati. Ragazzi, questa è una notizia un po' strana, perché di solito siamo noi automobilisti che, ci dà un po' fastidio, no? Danno un po' fastidio questi ciclisti in mezzo alla strada la domenica mattina, vero Chiara? La domenica. Certo, la domenica, però se non possono neanche uscire la domenica, poi i ciclisti, quando li facciamo uscire? Ma quelle onde di ciclisti! Orde di ciclisti, veramente. Un saluto a Marco, che ci sta ascoltando. Ma sì, persona speciale.
Per me sicuramente. Un bacio grande, grande, grande. Ti piace? Ah, bellissima. Un po' di cancan, ci piace tantissimo. Allora, dice, parliamo di qualcosa di diverso. È una notizia che io magari non avrei voluto affrontare, ma non perché, perché sono pudica, perché sinceramente non... Però ai ragazzi bisogna chiedere... Io sapevo. Di quella storia che è successa qui a San Benedetto, no? Che hanno beccato, quelli si sono fatti riprendere, cos'è? Ma sì, ormai avrà fatto... facevano qualcosa di, insomma... Ha fatto scalpore e ha fatto il giro quasi di tutta quanta San Benedetto e penso che i miei amici a Osimo, penso che ormai l'hanno anche ascoltata la storia. L'hanno ascoltata? Oddio. Beh, ma tu che ne, tu da giovane, no? Da giovane. Io adesso parlo a te, mi rivolgo a te come ragazzo che vive la notte, insomma, che, beh, che gira, che va per locali, così. Che cosa ne pensi? Allora, non lo so, l'alcol non so fa scherzi di questo tipo e fa tanti altri, l'alcol, e quindi non saprei dirti, non mi è mai capitata una cosa del genere. Bene, cambiamo argomento, torniamo a noi. Allora, diciamo che adesso c'è in testa Facce da Radio, vero? Mi sembra. No, siamo che... grazie ad Alberto. Ah, Alberto di Alba Adriatica, è esatto, vero. Esatto, che salutiamo, grazie anche a te che ci stai ascoltando e a tutti coloro che stanno ascoltando Radio R9. E ringraziamo Alberto perché adesso siamo nel dubbio come prima. Siamo tornati pari? Eh sì. Siamo tornati pari. Allora, se volete potete fare un SMS, mandarci un SMS al numero 366-70-52110 per scegliere fra... Like the Speaker e Facce da Radio. Che dovrebbero essere i nomi, cioè uno dei due, quello che verrà scelto, sarà il nome del programma qui a R9, che è questo programma di talent dove questi ragazzi, Antonio il primo di questa sera, partecipano per diventare lo speaker. Antonio, vogliamo ricordare qualcosina? Allora, Radio R9 sta cercando questi speaker e tra 50, perché bisogna dirlo, siamo rimasti noi 7, ne contavo 7? 7, sì, 7, 7. Siete 7. Allora, Giuseppe, Veronica, Denise, Luca, Alessio, Gianluca che abbiamo provato a chiamare ma non risponde. Gianluca! Non ti sei ancora presentato al pubblico. E me. Quindi questi sono i 7 che stanno concorrendo a questo talent che a fine diretta diremo come si chiama. Esatto, perché state votando nel frattempo, esatto, con gli SMS. Esatto, SMS ricordiamo sempre 366-70-52110. E la scelta è fra Facce da Radio o Like e speaker, the Speakers. Esatto, e ricordiamo sempre che dal 1 ottobre, mm-hmm, il like è fondamentale sul Facebook ufficiale di Radio R9. Verranno caricate delle foto e lo speaker che preferite, perché in questi giorni li ascolterete tutti quanti come avete ascoltato me, ascolterete anche tutti gli altri che ho fatto l'elenco prima. Quindi il like è fondamentale, mi raccomando, dal 1 ottobre per votarci e questo è il metodo. Esatto. Non ti abbiamo abbandonato, vero Antonio? E ci sei ancora? Ci siamo, fino alle ore 19, sempre qui, Radio R9. Antonio, questa te la devo leggere, tra Vai. Virgolette. Io amo il sesso, firmato Dio. Il cartellone pubblicitario scatena la polemica. Come si fa? C'è una foto anche. Che la gente dire. Fuori di testa. Io penso che siamo arrivati a un punto in cui veramente siamo tutti fuori di testa. È un cartellone gigantesco che uno ha scritto firmato Dio. Comunque. Ci stavamo divertendo a cercare queste notiziole sì, pazze in strane. Giro per il web. Mamma mia. Allora, che cosa abbiamo scelto? L'SMS arriva e siamo in testa con... Con Facce da Radio, scusate. Facce da Radio, è in testa, pensate. Salutiamo Alberto d'Alba Adriatica, sì. Maria da Grottammare, Cinzia da Cento Buchi e Omar. Omar, non so. Omar è l'ultimo, è proprio l'ultimo che è arrivato SMS. Ripetiamo il numero 366-70-52110, qui R9, per scegliere fra... Like the Speakers e Facce da Radio. Che sarebbe, dovremmo scegliere insomma il nome di questo programma, di questo talent per speaker. Chi sarà il nuovo speaker 2015? Il primo è con noi oggi, che partecipa, ed è Antonio Bach. Antonio, vuoi dire qualcos'altro? Boh, dal 1 ottobre mi raccomando, votate anche per me, like su Facebook. E io invece vi posso dire che adesso arriva Vasco, Antonio. Ma io ci sono, Chiara c'è, pure. Siamo tutti. E forse c'è Gianluca. Dai Gianluca. Dai Gianluca che ce la facciamo, può darsi che ce la facciamo, vediamo un po' se ce la facciamo. Intanto possiamo dire questo, Antonio vi racconta un piccolo aneddoto che abbiamo trovato che è caruccio. Stavamo dicendo prima che siamo andati alla ricerca di queste notizie pazze e ne abbiamo trovato una, Chiara, una stupenda. Ecco.
cicciola, dai, allora, cicciola, che carina, troppo carina. C'è un signore non si sa dove, ma penso lì in America, un signore che lavorando in banca si addormenta sul PC con i bonifici aperti e, guarda caso, addormentandosi, comincia a pigiare con la sua testolina tanti due del valore di 222.222.222,22. Ragazzi, quindi... No, immagino sto tipo che si è addormentato su sto due e ha inviato sto bonifico. Ma immagino anche la faccia del povero vecchietto pensionato che si è visto recapitato assurdo sto bonifico di 222 milioni di euro. Dici, che succede? E insomma, questo tipo è... Va bene, anche, grossa, anche prima era capitato, lo vogliamo dire che era capitato anche a te? No, però non c'era il bonifico. Come sei carino, sicuramente io ti voterò. Bene, Gianluca ancora non ce l'abbiamo, aspettiamo un po', un attimino, abbiamo qualche altra notizia da fare. Ah, vi vogliamo ricordare che su Facebook, se andate sul like di R9 del New Radio, potete anche inviarci dei messaggi lì, potete votare lì, perché poi quando bisognerà votare questi ragazzi dovrete mettere i like proprio sui loro bei faccioni. Ecco perché facce da radio. Esatto. È la facciona con i ricciolini di Antonio Bach. Per chi non lo conosce può andare lì e già c'è la sua foto, la può vedere. Sì, un matto. La mia, lasciate perdere che è meglio. Allora, io direi di chiamare Gianluca, vediamo che succede, eh? Sì. Proviamo, proviamo. Tu hai qualcosa da ricordare intanto ai nostri cari amici? Gianluca Concetto. Gianluca Concetto, adesso proviamo a chiamarlo. Dai, proviamo a chiamarlo. Proviamo. E intanto sì. Però tu puoi ricordare i nomi degli altri concorrenti di questo talent. E va bene, allora ricordiamoli tutti quanti, siamo in 7, partendo da 50 persone, siamo rimasti in 7 a concorrere per questo talent che stiamo scoprendo ora come si chiamerà. Le alternative, ricordiamole, sono facce da radio oppure like a speaker, like the speaker, scusate. Per, diciamo, sceglierlo insieme a noi, l'SMS di riferimento è 366-70-52110. I ragazzi, questi avete 7... ancora poco, a 5 minuti. Esatto, pochissimo. I ragazzi che sono insieme a me sono Giuseppe, Veronica, Denise, Luca, Alessio e Gianluca, che non risponde quando pare. Ma non fa niente, ve lo diciamo noi, Gianluca è bravissimo, avrete modo di ascoltarlo qui su New Radio R9. Non vi diciamo quando ci saranno i ragazzi, io non ve lo dico. Io lo so, ma non ve lo dico. Perché dovete ascoltare ogni giorno R9 a quest'ora, dalle 17 alle 19, dovete ascoltare questo talent. E ogni giorno ci sarà una voce diversa, magari, no? E oggi c'è stata quella di Antonio, lunedì. Qui, allora, Antonio, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo sì, Gianluca, pronti? Antonio, no, sì. Pronto, buonasera, sei in diretta! Sono Antonio, ma non sono Antonio, sono Gianluca. No, Antonio, Antonio. Allora, Gianluca. Gianluca, un attimo, io sono Antonio, lei è Chiara e tu sei Gianluca. Ah, ok, c'è anche Antonio, ok, ma certo. Ho intuito il trio. Buonasera, Radio R9, io sono Gianluca. Concetto, vengo da Tortoreto. Ieri, guarda, purtroppo non c'era campo dove stavo io. Non ti preoccupare. Io e i miei amici volevamo giocare a calcetto, ma non c'era campo, ripeto. quindi ci sentiamo oggi. Allora, ti presento. Ecco, presentati. Sono da Tortoreto e sono qui al concorso di Radio R9. Speriamo, insomma, nella vittoria, ma insomma è importante partecipare, ecco. Sempre, poi ieri, Gianluca. Sempre di problemi di campo, con un amico mio abbiamo preso il telefono, lui ha messo il viva voce, il mio telefono non aveva la radio, quindi lui metteva il viva voce, io ascoltavo il suo viva voce tramite quell'altro telefono, è stato un attimo fantastico dentro una stazione dei treni. Meraviglioso. Senti Gianluca, io verrò presto in diretta quando mi ospiterete. Sì, non lo diciamo perché dopo tu rimani in linea dopo che finisce la diretta qui con noi, rimani in linea perché poi ti parlo io in privato. Ti volevo semplicemente dire questo, raccontaci un attimo di te velocissimamente, chi sei, cosa fai, perché hai Ma deciso guarda, di partecipare. In 2 minuti, sono Gianluca Concetto. Faccio il cameriere a Tortoreto, mi piace, ecco, scherzare e far divertire la gente e quindi insomma ci proviamo. Va bene Gianluca, allora rimani pure in linea, non ti preoccupare, noi intanto Antonio dobbiamo salutare, abbiamo finito. Purtroppo sì. Antonio è stato con noi, è stato il primo a partecipare in questo talent e niente, ci vediamo la prossima volta, non te lo dico quando è. E non me lo dire, e non lo diciamo a loro. Un saluto da R9 e da Chiara, un bacio a tutti voi, grazie, ciao. Besito a tutti. Prima